Buonasera. 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 Bene, come voi sapete, per la riuscita dei miei esperimenti ho bisogno della vostra collaborazione e per la selezione dei soggetti io prego tutti voi di incrociare le mani e portarle sulla fronte così. Naturalmente io mi rivolgo solamente alle persone che sono nello studio, ma non alle persone che stanno a casa. Di partecipare solamente le persone che stanno nello studio, voglio dire tutte le persone con le mani incrociate, ma tutti, tutti, non bisogna aver paura, anche lì, voglio dire tutte le persone con le mani incrociate, stringeteli bene e portateli sulla fronte, ma tutti, io prego vivamente, voglio dire tutte le persone con le mani incrociate, ma tutti, anche là sopra, in fondo, per piacere, là sopra, voglio dire tutte le persone con le mani incrociate, grazie, perfetto, ci siamo quasi, là, quell'angolo, voglio dire tutte le persone con le mani incrociate, io prego vivamente tutti, grazie. Stringeteli bene e portateli sulla fronte, stringeteli bene ancora più forte, tutti, anche qui davanti tutti, voglio tutte le persone con le mani incrociate, grazie, grazie, stringeteli bene ancora più forte, ci siamo, perfetto, signora, io, scusa ma voglio vedere tutte le persone con le mani incrociate, tutti per piacere, grazie, via, prego, stringeteli bene, ancora, io vedo quella fila per piacere, quei signori là nella seconda fila, grazie, per piacere, collaborate, grazie. Stringeteli bene ancora più forte, perfetto, ascoltatemi attentamente, io conterò fino a tre e al numero tre chi potrà slegare le sue mani le slega, chi non potrà slegarle le lasci legate e penserò io a slegarle, si legano sempre di più, si saldano sempre di più. Si legano sempre di più, si saldano sempre di più, uno, si saldano sempre di più, due, io prego vivamente la persona accanto di non disturbare, e chi sentirà le sue mani legate, le lasci legate, e di non fare nessuna forza contraria. Di non fare nessuna forza contraria, penserò io a slegarle. Si saldano sempre di più, si legano sempre di più, si saldano sempre di più, si legano sempre di più. Ripeto per l'ultima volta, io prego la persona accanto di non disturbare e chi sentirà le sue mani legate, le lasci legate, penserò io a slegarle, di non fare nessuna forza contraria. Si saldano sempre di più. Si legano sempre di più, si saldano sempre di più. Tre, mi raccomando adesso chi mi può slegare di alzarsene in piedi e penserò io a slegarle, di non fare nessuna fatica, per piacere, si alzano in piedi, grazie, si alzano in piedi. Signora, si alzano in piedi, stia tranquilla, signore, si alzano in piedi, per piacere, signora, si avvicini, grazie. Non la disturbi, signora, per piacere, non la disturbi. Venga avanti, signore, venga avanti. Venga avanti, per piacere. Venga signora, venga, venga, venga. Signore, venga, si avvicina. Guardami, io tocco le tue mani e si slegano. È a posto. Signore, stia tranquillo, mi guardi? Mi guardi, signora? Signora, mi guardi, stia tranquilla? Ha fiducia, signore? Ha fiducia in me, signore? Sì, certo, certo. Stia tranquilla. Mi guardi, signora? Stia tranquilla, sedia. Mi guardi? Perfetto. Si rilassi completamente, signore, tutto il corpo. Si rilassi completamente. Ancora, io tocco le sue mani e si slegano, stia tranquilla. Perfetto così. Stia tranquilla, non succede nulla, stia tranquilla. Si rilassi completamente adesso. Completamente. Perfetto così. Stia tranquilla. Signore, mi guardi? Perfetto. Si abbandoni completamente. Ancora? Si abbandoni? Io conto fino a tre e lei dorme. Uno, due, tre. Si abbandoni completamente. Ancora? Tutto il corpo con la testa in giù. E si sveglierà solamente quando lo dirò io. Si sveglierà solamente quando lo dirò io. Si sveglierà solamente quando lo dirò io. Adesso le sue mani si possono slegare e lei dorme. Lei dorme in un sonno profondo. In un sonno profondo. In un sonno profondo. Si abbandoni completamente. Ancora? Si abbandoni completamente. Si abbandoni completamente, sentirà solamente la mia voce e la musica.
si abbandoni completamente. Completamente, si abbandoni ancora. Ancora. Sentirà solamente la mia voce e la musica. Si abbandoni completamente. 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 Dormi tranquillamente così. In un sonno profondo. In un sonno profondo. Le signore cosa avverte? Le mani come le sente? Non riesce a sdragarle? Forse se si provo non ce ne riesco. Stia tranquillo allora. Mi guardi? E tocco le sue mani e si sdraiano completamente, senza fatica. Provi? Prego? Sì. Si può mettere qua alla mia destra, il piacere. Stia tranquillo lì. Signora, stia tranquilla qui lei. Mi ascolti. Sono sempre io. Mi ascolti. Sono sempre io. Mi ascolti. Adesso io tocco il suo corpo. E il suo corpo sarà pieno di pidocchi che le danno fastidio. E si comincia a grattare. Si comincia a grattare sempre di più. Sempre di più. Sempre di più, sempre di più. Aumentano i bidocchi, aumentano, aumentano i bidocchi sempre di più. Dappertutto, la testa dappertutto. E si gratta sempre di più. Aumentano i bidocchi. Stia tranquilla, ci sono sempre io. Aumentano i bidocchi. E si gratta sempre di più. Dappertutto. E la maglietta gli dà fastidio. E si gratta sempre di più, sempre di più. E la maglietta, tolga la maglietta e non ha più bidocchi. Togli la maglietta e non ha più bidocchi. E la maglietta, sotto la maglietta, la maglietta, sotto la maglietta. Tolga, tolga la maglietta, la tolga, dà fastidio la maglietta. La tolga, veloce, veloce, che dà fastidio la maglietta. E si... dà fastidio la maglietta sempre di più, aumentano i bidocchi, aumentano, aumentano, aumentano e si gratta sempre di più, veloce, sempre di più, aumentano, aumentano i bidocchi, aumentano, aumentano i bidocchi, sempre di più, aumentano, 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 le scarpe, tolga le scarpe che poi così non ha più bidocchi, tolga le scarpe così non ha più bidocchi, veloce, veloce, sempre di più, sempre di più, sempre di più, veloce. Ecco, aumentano, aumentano i bidocchi sempre di più, e si gratta dappertutto, sempre di più, e si gratta dappertutto, sempre di più, 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 stop, non ha più bidocchi. Non ha più bidocchi e lei dorme tranquillamente, 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 tranquillamente. Tranquillamente come prima. Le dorme tranquillamente come prima. Le dorme in un sonno profondo. In un sonno profondo. In un sonno profondo. Perfetto così. Ascolti la musica e dormi tranquillamente in un sonno profondo. E si sveglierà solamente quando lo dovrà. Le dorme in un sonno profondo. In un sonno profondo. Perfetto. Bene, io lascio un attimo il soggetto così addormentato e voglio fare un esperimento particolare questa sera. Non l'ipnosi, la piegatura dei metalli. Grazie a Uri Geller, attraverso la sua dottrina, anch'io riesco a piegare i metalli. Io pregherei gentilmente alcuni di voi di mostrarmi delle chiavi e chi avrà la chiave piegata esprima un desiderio e porterà tanta fortuna. Voglio ricordare che la chiave una volta piegata non si può più usare. C'è una chiave, non le serve? Non le serve. Ma lasciali più in mezzo, dopo lasciali lì. Voi, signori? Venga, signore, venga, non si spaventi. Veloce? Non le serve? Venga, venga. Venga qui, signore, venga qui. Venga. Da questa parte? Una chiave non le serve? Tutte le servono? No, una chiave che non le serve? Ce le ha? Ce le ha le chiavi in casa? Ce le ha? È di macchina questa? Ce l'ha una doppia? Venga, 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 venga. Di chi sono queste chiavi? Venga, signore. Si deve rilassare. Ha fiducia in me, signore? Venga avanti. Tenga la chiave, la tengo con l'indice e il pollice così. Mi guardi di piacere, strofini lentamente la chiave, la strofini lentamente. Se si piega me lo dice, si piega sì o no? Risponda. No. Continua. Si piega sì o no? No.
Sicuro? Le lascio a lei la chiave. Strofini ancora. Strofini, se si piega me lo dice. Si piega di più? Continui, continui. Mantengo l'altra chiave, sennò ti si scivola. Perfetto, continui. Continui, ancora. 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 Si piega di più? Continui allora, continui. Dici questa chiave. Dici sono qua. Venga, signora. Continui, continui, non si spaventi, per piacere. Venga di qui, signore, per piacere. Stia tranquillo. Strofini lentamente la chiave. Piano piano. Lei stop, rimanga così, faccio vedere la chiave intanto. Piano piano. Mi guardi di piacere. Se si piega me lo dice, si piega sì o no? Risponda ad alta voce. Sì. Sicuro di già? Sì. È sicuro? Si deve sentire. Sì, perfetto. E sente caldo o freddo? Continui. Non si spaventi. Mantenga la chiave lei. La lascio a lei la chiave. Si piega di più? Mantenga di sotto, il piacere. Voglio vedere una Z. Una Z voglio vedere. Una Z. Una Z. Una Z. Ancora. 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 Una Z. Una Z. Continui. Continui. Ancora. 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 Si piega di più? Stia tranquillo. Non si spaventi. Tranquillo. Si piega di più. Stia tranquillo. Ancora. 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 Stia tranquillo. Non si spaventi, continui, ancora, una Z voglio vedere, ancora, si piega di più, risponda, di piacere. Se fermate, non lo sa, stia tranquillo così, stop, rimango così tranquillamente, si abbandoni completamente, si abbandoni completamente, ancora, ancora, si abbandoni, dormi tranquillamente, dormi, dormi, dormi con la testa in giù, e ti sveglierai solamente quando te lo dirò io. Tu dormi così adesso, ascolta la musica e dormi così, dormi tranquillamente, abbandonati completamente, perfetto così. Stai tranquillo, tranquillo così. Tranquillo, abbandonati, abbandonati. Perfetto così, con le chiavi in mano. Abbandonati, ecco così. Tranquillo, tranquillo. Si rilassi tranquillamente. Tranquillamente. Adesso io riconto fino a tre e al numero tre le ritornerà normale come prima. Ritornerà normale come prima. Uno, due, e ritornerà normale come prima. Non sarà agitato, sarà tranquillo come prima. Tre, signore. Là. L'ho fatto addormentare un attimo perché l'ho visto un po' agitato. La chiave come va? Me la fa vedere? Cosa avvertiva? Cosa avvertiva? E poi così da un tratto poi è venuto questa sonnolenza. Cosa sentiva? Si sentiva mancare. Adesso sta bene? Stia tranquillo così. Lo lascio qui. Stia tranquillo così. Stia tranquillo così. Stia tranquillo così. Lei dorme in un sonno profondo. Le dorme tranquillamente in un sonno profondo, 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 e si sveglierà solamente quando lo dirò io. In un sonno profondo, le dorme in un sonno profondo, in un sonno profondo, in un sonno profondo, in un sonno profondo. Di chi è questa chiave? Venga. Come? La vuole addizzare. È tranquillo, signore? Tranquillo? Perfetto. Tenga la chiave così al centro. Mi guardi a me, per piacere, adesso. Non strofini la chiave, la tenga bene stretta. Signore, stia tranquillo. Ha fiducia in me? Perfetto. Mi ascolti. Adesso io tocco questo polso, le avvertirà o tanto caldo o tanto freddo. Non si spaventi, d'accordo? Perfetto. Guardi la sua chiave al centro. Vede bene? Perfetto. Stringa bene la chiave. La stringa ancora. Più forte così. Al centro. Adesso vi tira tanto caldo, tanto freddo. Non si spaventi. Sente freddo. Perfetto. Perfetto, stia tranquillo, non si spaventi, guardi la chiave al centro, non mi guardi a me, guardi la chiave al centro, non strofini, stringa, più forte, perfetto così, stringa, ancora, perché la sua chiave non si piega, stringa, ancora, al centro, la guardi al centro, perfetto, ancora, non si piega, si spezza.
Cosa avvertiva? Freddo. E poi ad un tratto sento la chiave spezzare. Come se fosse tagliata nelle sue mani. Sta bene? È tranquillo, la posso salutare? Mi stringa mano forte. Più forte. Me la stringa forte e mi guardi. Perfetto così. Perché io la salvo adesso, la mia. E si svegherà solamente quando lo dirò io. Stia tranquillo, mi guardi. Stia tranquillo, mi guardi. Si svegherà solamente quando lo dirò io. Stia tranquillo, mi guardi. Si svegherà solamente quando lo dirò io. Stia tranquillo, mi guardi. Più potrà staccarla e più lo sentirà saldata. Stia tranquillo, mi guardi. Adesso io soffio la sua mano nella mia mano e ritorna normale come prima. Come va? Può andare a posto, grazie. Arrivederci. Lei signore come sta? Vuole per cortesia, scusami Giuca se ti interrompo perché siamo veramente tutti esterrefatti qua. Signore scusi, vuole ritornare qui un secondo soltanto perché abbiamo soltanto intravisto con la abilissima regia di Beppe Recchia, non riuscivamo alle volte a inquadrare nel dettaglio e qui c'è la mia testimonianza, adesso nel dettaglio andremo in una telecamera. Io ero di là che osservavo, abbiamo una chiave d'avviamento completamente spezzata. Si è tolto la chiave della macchina? Sulla 3 se possiamo mostrarlo, vediamo un po'. È la 2, pardon, scusatemi, ecco questa qui, è completamente spezzata, sono due pezzi, grazie, lei può tornare a casa a piedi questa sera. Abbiamo una di quelle chiavi denominate Yale o Welka, lei in cantina a bere il vino non ci andrà più, perché è completamente, vediamo un po' di mettere un fondo, ecco, lo vedete, è completamente storta, e poi mi pare un terzo soggetto ancora, è qua dietro a noi, abbiamo un'altra chiave, seppur più piccola, addirittura, sì, vedete, sì, sì, potete vedere la differenza delle due piegature. E sono due chiavi assolutamente normali. Sì, certo. Normali, di metallo, durissimo. A questo punto, signori, non lo so. Gli scettici saranno tutti contenti e soddisfatti. Ma a proposito di scettici, poi faremo anche una puntata. Un altro discorso, una puntata più avanti. Con gli esperti, parleremo anche delle chiavi. La purtroppo il tempo corre nella nostra trasmissione. Sì. Giucas, io ti lascio concludere con gli ultimi... gli ultimi tuoi facciamo personaggi. Un esperimento insieme, vieni qua. Facciamo un esperimento insieme, lei si può anche accomodare, sì, grazie. Ti puoi congedare con gli altri ospiti qui nello studio, sì, se tu ritieni opportuno. Sono sempre io. Adesso io tenterò di fare un esperimento post-ipnotico, mi auguro che riesca perché è difficile il post-ipnotico. Non sempre il soggetto recepisce. Mi ascolti? Sono sempre io. Io la sto toccando. Lei dorme in un sonno profondo. In un sonno profondo. Adesso io conterò fino a 3. E al numero 3 le ritornerà normale come prima. Le ritornerà normale come prima. E starà bene. Ma le do un ordine ben preciso che si fisserà nella sua mente. Le do un ordine ben preciso che si fisserà nella sua mente. Al numero 3 aprirà gli occhi e ritornerà normale. Ma quando il signor Jerry Bruno le darà la mano da sveglia, lei scoppierà da ridere. Ripeto, da sveglia, tutte le volte che Jerry Bruno le darà la mano, lei scoppierà da ridere. Se mi sono spiegato, apra e chiuda gli occhi. E chiuda gli occhi. E chiuda gli occhi. E dormi tranquillamente. Adesso ripeto per l'ultima volta. Al numero 3... le ritornerà normale come prima. E tutte le volte che il signor Jerry Bruno le darà la mano, lei scoppierà da ridere. Uno, due, tre. Buongiorno, signora. Buongiorno, signora, come sta? Si sente bene? Buongiorno, signora, sta bene? C'è stata... Signora, come va? Bene. Va bene sempre così in giro a piedi scalzi? Ma chi che mi ha tolto le scarpe? Cosa? Ma chi mi ha tolto le scarpe? Oh, povera me. Oh. Chi mi ha tolto le scarpe? È stato... Chi è stato? No, io non sono stato, no. È stato Jerry, signore. No, è nell'enfasi, quando la signora si è seduta, si sono tolte le scarpe, sì, da sola. Si sono tolte le scarpe. Non abbia paura. No, ma è così, signore. Signora, beh, io vorrei congedarla, No, è sicura di sentirsi bene? Sto bene, ma mi viene da
Lucas, scusami, in tutti i piccoli drammi c'è sempre un lato. Non è che tu puoi fare un giro in tutto il paese, che io devo fare una serata, dico buonasera a tutti, tu ah! Si mettono a ridere, io sono a posto per tutta la vita. Signora, no, mi dia la prego. Mano. Incredibile, incredibile, allora, come dicono gli americani, that's incredible. Lei andava così in giro? No, avevo un maglioncino. E perché se l'ho tolto? Lo sa, signora, che lei aveva i pidocchi prima? Oh no, per carità. Non ci crede? No, non ci credo, ma sia mai. Non ce l'ha mai avuto i pidocchi? No, no. Perché avevi i pidocchi? Sì, e per questo si è spogliato. No, davanti a tutta questa gente. Stia tranquilla, signora. Dai, la maglietta, certo, e saluta la signora. Certo. Signora, lo sa che da domani il tram costa 2000 lire? Speriamo di no. Che bello, eh? Arrivederla, signora. Buonasera. Grazie. Bene. Grazie.